So for those of you who have heard this before, please bear with me. Per coloro che hanno già sentito ciò che sto per dire, abbiate pazienza. Because what I want to talk about tonight is what we're cultivating and a little bit about how. Perché ciò di cui parlerò questa sera è ciò che stiamo coltivando e come lo stiamo facendo. And how metta bhavana, the cultivation of metta, fits into the teachings as a whole. E in che modo metta bhavana, la coltivazione della metta, si inserisce negli insegnamenti complessivi. So metta, its qualities and its context. Quindi la qualità e il contesto in cui si inserisce la metta. As I said this morning, the basic definition of metta, which is translated into English as loving kindness, so I like just the word metta, is the boundless well-wishing for the welfare and benefit of living beings. In inglese il termine metta viene tradotto forse in un modo del tutto appropriato come gentilezza amorevole e il suo significato è, can you please say that again? The meaning, the definition. Can you say the definition again? The boundless well-wishing. L'augurio sconfinato, illimitato. For the welfare and benefit of living beings. Per il benessere e degli esseri viventi. And this boundless part is important. E questa parte della sconfinatezza, dell'illimitatezza è estremamente importante. It is said to be without limits. Appunto è detta senza limiti. And what that refers to is its evenness across all beings whatsoever. E questo va a significare che è uguale, si rapporta in modo uguale con tutti gli esseri. So, whatever living beings there are. Qualunque siano gli esseri presenti. May they be well, happy and peaceful. And that wish in a mind of pure metta is exactly the same for oneself and for any other being. Comunque questi esseri siano, comunque essi che possano stare bene, che possano essere felici e in pace. E questo augurio di bene è assolutamente identico, sia che venga rivolto a noi stessi, così come se viene rivolto a qualunque altro essere. So, in the Christian tradition, people talk about caritas. Nella tradizione cristiana si parla della caritas. So the love for all beings. L'amore per tutti gli esseri. But metta is not love in the sense that we know it, and that's why I don't like the word loving kindness so much. Ma il termine metta non si riferisce all'amore così come siamo soliti intenderlo, ed è per quello che non mi piace moltissimo la traduzione gentilezza amorevole. It's that simple well-wishing. It's much more grounded than any emotional experience of love. È proprio questo semplice augurio, molto più radicato, molto più basilare di un'esperienza emotiva riferita all'amore. It's simple. It's grounded. It's not anything flashy. It's very cool. È semplice, è molto radicata, basilare, non ha dei picchi, è fresca. So, Seda Uindaka, our metta teacher in Burma, speaks of metta aircon. Sayadaw Windaka, che è il nostro insegnante di metta, parla dell'aria di metta come aria condizionata. And air conditioning, you know, it just refers to that coolness of air conditioning. si riferisce proprio alla frescura che viene dall'aria condizionata. So it's this limitless kindness without emotional attachment. Quindi è questa gentilezza sconfinata, illimitata, senza alcun limite, priva di qualunque genere di attaccamento.
So the texts speak by way of deepening the definition of this, of the near enemies and the far enemies of metta. Per approfondire questo tema, i testi parlano del nemico prossimo e del nemico lontano della metta. So the far enemy is easy to understand. It is what is furthest away from metta. E il nemico lontano è facile da comprendere, è ciò che si allontana, è più lontano di diverso dalla metta. And this is any form of ill will, dosa in Pali. Ed è qualunque forma di malevolenza, in termine Pali, dosa. Any form whatsoever, so irritation, anger, fear, all of these are forms of dosa. E stiamo parlando di qualunque forma di malevolenza che può andare dall'irritazione alla rabbia alla paura, tutte sono aspetti di dosa. And when metta is strong and powerful in the mind, there is what is called in the texts a substitution of opposites, so that the purity of metta replaces all those forms of dosa. The two cannot coexist. Quando la metta è intensa, forte, presente nella sua purezza nella mente, nei testi si parla della sostituzione degli opposti, vale a dire che tutti quegli aspetti di dosa sono sostituiti dai loro opposti benefici. Quando è presente la metta non è possibile che siano presenti gli aspetti di dosa. And the Buddha first spoke or taught metta as a practice to a group of monks who had been practicing in the forest, who were beset by tree devas, celestial beings, who were trying to scare them away. E l'insegnamento della metta fu dato dal Buddha per la prima volta a un gruppo di monaci che in una foresta erano perseguitati da degli esseri celestiali negativi che cercavano di scacciarli, dei deva negativi. And these devas were doing all sorts of things that were terrifying all the monks. Questi deva facevano delle cose terrificanti che avevano spaventato i monaci moltissimo. Hoping they'd all go away, and they did, they went running back to the Buddha. Sperando di riuscire a cacciarli, in effetti c'erano riusciti perché i monaci erano scappati per rivolgersi al Buddha. And the Buddha said, sorry, you have to go back where you were, because this is the perfect place for you to practice. But here is your practice and your protection. Il Buddha gli disse: mi dispiace, ma dovete tornare esattamente da dove siete venuti. Purtuttavia, ora vi darò quella che è la pratica perfetta che vi sarà di protezione. So, metta is a practice that offers us protection from dosa, from ill will, any form of it, fear included. Quindi la metta è una pratica che ci offre protezione nei confronti di qualunque forma di malevolenza, compresa la paura. That's the far enemy. The near enemy is a little harder to discern. E questo è il nemico lontano, mentre quello prossimo è un po' più difficile da distinguere. Because it's any form of what the texts call sentimental attachment. Perché si riferisce a qualunque forma di quello che nei testi viene chiamato attaccamento sentimentale. And if we think of metta as love, we're going to confuse the two because they're not the same thing. E se dovessimo pensare alla metta come amore, ci troveremmo in errore e ci confonderemo perché non sono affatto la stessa cosa. It's very, very common on long metta retreats, when people stay with one category for a long time, for people to begin the category of the dear friend and come in and say, oh, I'm so full of metta, there's so much love for this person. È molto comune che nei ritiri in cui per esempio si pratica a lungo nei confronti della stessa categoria, e in questo caso ci riferiamo all'amico caro, le persone spesso vengono dicendo mi sento così ricolmo di metta, provo così tanto amore verso questa persona.
And they get the instruction to please continue and for a couple of days, and then they come back and they say, oh, that wasn't metta, was it? Poi, quindi gli viene detto di continuare ancora per qualche giorno, dopodiché ritornano dicendo, beh, in effetti forse non era proprio metta. What I'm feeling now is so much more peaceful. Quello che sto provando adesso è molto più ricolmo di pace. So as we purify the heart with this practice, we descend through these layers of near enemy, far enemy, to something that is very cool and very peaceful, and that it's that simple well-wishing. Quindi man mano che andiamo sempre più penetrando questi diversi livelli di purificazione dal nemico prossimo o al nemico lontano, scendendo sempre più, andiamo a toccare queste qualità di pace che sono veramente la caratteristica della metta nella sua frescura. So the Buddha spoke about cultivation, development of metta. Quindi il Buddha ha parlato dello sviluppo e della coltivazione e dello sviluppo della metta. And I really like the image of cultivation. It's why I use often that metaphor of planting seeds. E io amo molto questa metafora, questo termine della coltivazione, la metta come coltivazione, per quello uso spesso la metafora del piantare dei semi. What we are cultivating or developing, though, it's not like planting a seed that sprouts. We're developing the skill of accessing the pure mind of metta. In realtà ciò che andiamo a coltivare è la capacità di avere accesso, di accedere alla purezza della qualità della mente. This cultivation is actually an uncovering. Quindi questa coltivazione è in realtà un disvelamento. It's a revealing of the pure mind that's already there in all of us, but it's clouded by greed, by hatred, by delusion. È un modo per rivelare, svelare questa qualità della mente che è sempre presente in noi, ma che è occultata dall'avidità, dalla brama, dall'illusione, dall'avversione anche. Which is why we also say, why I also say, don't try to create something and send it, because that's extra. Ed è per questo che io dico così spesso, non cercate di creare qualcosa e poi di inviarlo, perché questo è un di più. That capacity for loving kindness is already there in each of us. We don't have to create it. We just create the conditions for accessing it. Questa qualità della gentilezza amorevole è già presente in noi e non c'è alcun bisogno di crearlo. Ciò che andiamo facendo è riuscire, è la capacità di avere accesso a questa qualità che è già presente in noi. So I'll have more to say about that tomorrow. Emphasize that what we're doing here is clearing the mind, cleaning the mind so that we can see what's actually there. We can live from what is actually there. Ne parleremo di più, ne parlerò di più nei prossimi giorni, però quello che volevo appunto sottolineare è che si tratta proprio di andare a ripulire la strada per darci accesso a qualcosa che è già presente in noi. So the Buddha spoke often about what he called the liberation of mind through loving kindness. Il Buddha ha spesso parlato della liberazione della mente attraverso la gentilezza amorevole. And this liberation is not the same kind of liberation as we access in Vipassana. Questa liberazione non è la stessa tipo di liberazione a cui accediamo attraverso la pratica della Vipassana.
It's specifically a liberation of mind from dosa, from ill will, any form of it. Specificamente proprio è la liberazione della mente dal dosa, dalla malevolenza, da qualsiasi forma di malevolenza. And this is such an important and powerful thing. E questa è una cosa di estrema importanza ed è estremamente potente. Not just in our life here and now, but going forward into future existences. E questo non soltanto nella nostra vita attuale, ma anche nelle vite future, nelle esistenze future. So in the Anguttara Nikaya, the Buddha says this. Nell'Anguttara. A person should develop the liberation of mind by loving kindness. No one can take their body with them when they die. Mortals have mind as their basis. E quindi nell'Anguttara Nikaya si dice una persona dovrebbe sviluppare la liberazione della mente attraverso la gentilezza amorevole. Nessuno può portare il proprio corpo con sé quando muore e i mortali hanno la mente come la loro base. So, we start with the mind and it leads us places in this life and in other lives. Quindi noi cominciamo proprio dalla nostra mente, della mente che ci guida e ci porta in luoghi diversi in questa vita e nelle vite future. And developing freedom from ill will of any kind is a huge protection. E sviluppare la liberazione della mente dalla malevolenza è una protezione straordinaria. And also in the Metta Sutta, the end of the Metta Sutta. E poi c'è quella parte finale del Metta Sutta. The Buddha speaks of resolving upon this mindfulness in all the postures, and then he says, without falling into mistaken views, guiding the mind away from greed, one is not born again. E quindi dice, libero da visioni errate, allontanando la mente dall'avidità, non si rinasce più. So when I first read these texts, I was confused because I had always learned that metta was, you know, a practice where you develop loving kindness, and vipassana was the only practice that led to liberation. E quando ho letto per la prima volta questi passi, mi sono sentita un po' confusa perché avevo sempre saputo che la metta serviva per sviluppare appunto la gentilezza amorevole, mentre ciò che davvero portava alla liberazione era la pratica della vipassana. And I always thought of metta as a second class practice. Vipassana was really where it was at. No. E avevo sempre considerato la metta come una pratica secondaria, mentre quello che veramente contava era la vipassana. And that's often the way it's shared, you know, you get maybe one metta sitting a day or maybe 5 minutes sometimes. Oh yeah, yeah, let's do this, it's nice, but you know, spend all our time on vipassana and the metta, oh yeah, that's nice, but yeah. E spesso il modo in cui viene comunicata la metta è un po' così, si dice di fare 5 minuti, un po' di pratica di metta, così tanto per, piacevole, una pratica carina, però quello che conta è poi davvero impegnarsi nella vipassana. That little bit of loving kindness practice isn't enough to give you a taste of what it's all about. Ma quel po' di vipassana, di metta che verrebbe praticato in questo modo non consente di sapere veramente in che cosa consiste davvero la metta, non ve ne dà un vero assaggio. And I can say from my own experience, all that did for me was to create dosa about metta. E in realtà per me effettivamente mi ha creato soltanto dosa nei confronti della metta. I really thought it was just an idiotic practice. Pensavo che fosse veramente una pratica sciocca. Until my teachers told me, no, no, you can't do vipassana now, you have to do metta. And they made me do that for 6 months.
Fino a quando i miei insegnanti mi dissero: adesso basta con la Vipassana, adesso tu devi veramente praticare la metta, e me l'hanno fatta praticare per 6 mesi. I was not happy. Non ero, at least not at first. Not at first. Non ero molto felice, perlomeno non lo ero all'inizio. But I might not have been happy, but I am obedient. Forse non ero felice, ma io sono una persona obbediente. So I did what I was told, sometimes through gritted teeth. E quindi ho fatto quello che mi era stato detto di fare, davvero così sforzandomi di farlo senza volerlo realmente. And I'm stubborn, so it took a long time, but eventually I realized how wrong I had been. E poi sono anche testarda, anche testona, ma alla fine poi mi sono davvero resa conto di che cosa si trattasse. So what I was focused on was in Vipassana, it's a practice where we see things clearly. Nella Vipassana è una pratica in cui vediamo le cose con chiarezza. It's a path of insight that leads directly to wisdom. È un percorso, un cammino di comprensione profonda che porta direttamente alla saggezza. Metta, on the other hand, is about boundless kindness. Mentre la metta, d'altro canto, è una gentilezza sconfinata. It's a path of concentration that leads to compassion. È un cammino di concentrazione che porta alla compassione. And what I eventually learned when I got over my stubbornness was it's the back door into insight. E quello che poi ho capito e ho appreso quando ho superato la mia testardaggine è che la porta d'accesso secondaria, the back door to insight, è la porta d'accesso secondaria all'insight. Because that boundlessness of metta, that limitlessness of metta, doesn't have any ego in it. Perché questa sconfinatezza, questa illimitatezza della metta vuol dire che essa è del tutto priva di ego. And when you let go of that small I, there's a lot you can see. E quando lasci cadere quel piccolo io, allora c'è davvero tanto che puoi vedere. So the doorway into the Dhamma for Vipassana is absolute reality. La porta d'accesso al Dhamma attraverso nella Vipassana è la realtà assoluta. But the doorway that we go through with metta is very different. It's conventional reality. Mentre la porta d'accesso nella gentilezza amorevole è la realtà convenzionale. It's that back door, you know, we go through a series of categories when we do this practice that are all about the stuff of our lives. Ha a che fare proprio con le cose, con il costrutto stesso della nostra esistenza, tutte quelle categorie che poi andiamo a vedere una dopo l'altra. Starting with this mind and body we call me, I. Cominciando proprio da questo corpo e da questa mente che noi chiamiamo io. And going on through a series of categories of people in the world, you know. E poi andando a incontrare tutta una serie di categorie di questo mondo che noi conosciamo nella realtà quotidiana. And in doing that, we see all the hindrances, all the ways we relate to different people with greed or aversion. Or delusion. E facendo così noi andiamo a confrontarci con gli impedimenti, con tutta l'avidità, l'avversione, l'illusione che sono presenti nelle relazioni che noi abbiamo con gli altri esseri. And as it says in the Metta Sutta, guiding the mind away from greed, we guide the mind away from this again and again and again. Focus the mind on the loving kindness instead.
E come dice nel sutta, noi guidiamo, allontaniamo la mente dall'avidità e la focalizziamo invece sulla gentilezza amorevole. Questo lo andiamo a fare ripetutamente e ripetutamente ancora. So eventually we get a groove in the mind, a habit that we've created of accessing that limitless, boundless kindness and unhooking from all these habitual forms of dosa that we tend to live in this conventional world. E quindi si viene a creare proprio questa abitudine alla gentilezza amorevole, si viene come sganciati, allontanati dalla tendenza appunto a essere invece preda dell'avversione. And in doing this we abandon ill will. Appunto abbandonando così la malevolenza. So metta by itself doesn't lead to liberation. La metta di per sé da sola non porta alla liberazione. By itself it doesn't generate liberating wisdom. E da sola di per sé non genera quella saggezza liberante. But it gives us a view of wisdom. Ma ci dà una visione della saggezza. And leads in that direction of liberation. E ci porta nella direzione della liberazione. And wanting to speak in this context about metta bhavana, cultivation of metta, and vipassana bhavana, the cultivation of insight, and how they interrelate and interact. E si può dunque parlare del modo in cui della coltivazione della metta bhavana, della coltivazione della vipassana e di come si relazionano l'una con l'altra. As you've already figured out now, if you don't know already, they're very different practices. Vi sarete, penso, resi conto ormai che si tratta di pratiche molto diverse. Metta bhavana, the cultivation of metta, is a samatha practice. It's a concentration practice. La coltivazione della metta è una pratica concentrativa. And of all the concentration practices that are described in the texts, it is the one that also cultivates this quality of metta. E di tutte le pratiche concentrative che vengono descritte nei testi, questa è quella che al tempo stesso coltiva anche la metta. And as any other concentration practice, though, it develops what is called unity of mind. Unification of mind. Come tutte le altre pratiche di concentrazione, essa porta e coltiva l'unificazione della mente. And this refers to a mind that is concentrated and focused on one thing, and one thing only, just. E questo si riferisce a una mente che è concentrata e focalizzata su una cosa e una cosa soltanto. Vipassana, on the other hand, does something quite different. La vipassana, d'altro canto, fa qualcosa di alquanto diverso. Because what we develop in vipassana is diversity of moment to moment to moment awareness. Perché quello che andiamo a coltivare nella vipassana è invece la diversità di ciò che si manifesta un momento dopo l'altro. So whatever objects that arise that are predominant, we pay attention to that object, and it could be anything. E quindi qualunque sia l'oggetto che in quel momento si presenta, noi portiamo l'attenzione e la consapevolezza su di esso, qualunque esso sia. So we're not focusing the mind in one place. We're allowing the awareness to connect with whatever is predominant in any given moment. Quindi non concentriamo la mente in un luogo specifico, ma permettiamo alla mente di rivolgere la sua attenzione a qualunque cosa sia predominante in uno specifico momento. In Vipassana there can be focus and concentration, but it's momentary, just that object, and then that object, and then that object.
Quindi si tratta di una concentrazione, senz'altro, ma di una concentrazione momentanea che si rivolge agli oggetti che si presentano un attimo dopo l'altro. So it feels quite, in the experience of it, it's not fixed and focused, it feels quite dynamic. Quindi è un'esperienza che si manifesta come alquanto dinamica. And in the Vipassana practice, when the mind is quite quiet, it feels like bing, 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 bing. There are objects arising all around the mind, and the mind is just connecting with each one as it arises and passes away. It's very like popcorn. Quindi la mente, quando è veramente quieta, vede apparire un attimo dopo l'altro tutti questi oggetti, uno dopo l'altro, come se fossero dei popcorn. But it certainly doesn't go to that still focus of samatha practice, that where the mind is just quiet. Ma certamente non ha quella qualità di focalizzazione del tutto quieta che è tipica della pratica di samatha. So the vipassana practice uproots the hindrances, the metta practice pacifies them. Quindi la pratica di Vipassana sradica gli impedimenti, mentre la pratica di Metta li pacifica. I like to think that the Metta practice also embraces everything. E mi piace anche pensare che la pratica di Metta abbraccia ogni cosa. So, with Vipassana we pay attention in order to see clearly, to know, to understand. Quindi nella pratica di Vipassana noi vediamo chiaramente, ci portiamo l'attenzione su ciò che emerge per vederla con chiarezza. But in the metta practice we pay attention in order to care. Mentre, it's very simple. Mentre nella pratica di metta noi portiamo l'attenzione sull'oggetto dell'attenzione affinché noi si possa prendercene cura. This is what gives metta its power and its protection. Ed è questo che dà alla metta il suo potere e la sua qualità protettiva. Because it excludes nothing. Nothing is excluded from that care, that attitude of kindness. Perché non esclude nulla. Nulla viene escluso ed è al di fuori della nostra atteggiamento di cura. Because when we're cultivating metta, we're using other people as the objects of metta, so we're dealing with other beings. There's this external care we are developing. Quando sviluppiamo la pratica di metta ci rivolgiamo a varie categorie di persone nei confronti delle quali appunto rivolgiamo questo atteggiamento di cura. And of course, what comes up when we do this is all our internal reactivity. E naturalmente quando lo facciamo ciò che emerge è tutta la nostra reattività interiore. One of my American Dhamma teacher friend says, when you practice metta, everything that is not metta comes up to be seen. E un mio compagno, un insegnante, un mio amico insegnante di metta dice che nella pratica di metta tutto ciò che non è metta emerge, viene visto. And it's really true. All the snakes come out of their holes. Ed è proprio vero, tutti i serpenti escono dalla loro tana. So to cultivate metta successfully, we have to also develop this inner care about all of that. E quindi è indispensabile anche, proprio per questi motivi, che si sviluppi anche una cura nei nostri stessi confronti, un atteggiamento amorevole nei nostri stessi confronti. Oh, wonderful, you know, it's not really what we want to do, but it's what's onward leading. Tutto questo a volte non è esattamente quello che vorremmo fare, ma è ciò che ci fa progredire. The first noble truth is the noble truth of dukkha. La prima nobile verità è la nobile verità di dukkha. Dukkha being whatever is unsatisfactory, suffering, difficult.
Dukkha vale a dire tutto ciò che è insoddisfacente, che ci è causa di sofferenza. And it's a noble truth because it liberates the mind. Ed è una nobile, una verità. Una verità nobile perché ci libera la mente alla fine. If we don't care about dukkha, we can't know it. Se non siamo interessati a dukkha, non saremo in grado di conoscerlo. It's just a problem. It's just something that gets in the way of our practice. It's just something we're doing wrong. Perché lo consideriamo come un problema, come qualcosa che è di ostacolo alla nostra pratica, qualcosa che stiamo forse sbagliando nella pratica. It's something we have to fix or avoid or overcome. Qualcosa che dobbiamo sistemare, aggiustare, superare. But all these views of dukkha are actually forms of resistance. Ma tutti questi modi in cui si considera essere dukkha sono in realtà solo forme di resistenza. The inner attitude of acceptance that comes with metta is so absolutely essential to understand dukkha. L'attitudine interiore di accettazione che accompagna sempre la metta è qualcosa di assolutamente essenziale per comprendere la sofferenza. A beloved teacher of mine, Manindraji, used to always say, "Surrender to the law." E un mio amato maestro, Manindraji, soleva sempre dire, "Arrenditi alla legge." And the law in that case, what he meant was the way things are, the law of Dhamma. E in questo caso lui intendeva dire, riferirsi alla legge come le cose così come sono, la legge del Dhamma. And I love the word surrender, it's like give up resistance. E mi piace molto il termine arrendersi, vuol dire lasciar cadere ogni forma di resistenza. And that speaks to this wholehearted, beautiful willingness to receive phenomena, no matter what's arising in your practice. E questo allude a quell'atteggiamento straordinario di accettazione di qualunque fenomeno si presenti nella pratica. That attitude of metta applied inwardly is what we develop when we cultivate metta. Questo atteggiamento coltivato interiormente ciò che si sviluppa in noi quando pratichiamo la metta. Because in order to cultivate metta, there has to be balance. Perché per coltivare la metta deve esserci anche equilibrio. We have to come to a place, and we realize this experientially when it happens. We have to come to a place where we can just acknowledge, feel, accept, and let whatever is there be there. Perché dobbiamo arrivare a un momento, a un punto in cui davvero vediamo, riconosciamo, comprendiamo e lasciamo che ciò che è sia così com'è. Without fixing it or trying, without engaging in it, without doing anything, except just let it be there in the background. Acknowledge it and incline to kindness. Quindi vedendolo, riconoscendolo, lasciando poi che sia in secondo piano, poiché stiamo rivolgendo poi la mente e il cuore, inclinandoli alla metta, alla gentilezza. It's that moment when your knee is killing you and you just breathe deeply and go, "Oh, this really hurts. I really hate it. May I be well, happy and peaceful anyway." È quel momento in cui le nostre ginocchia ci stanno torturando e davvero non le sopportiamo più, le odiamo, e però va bene che io possa stare bene, che io possa essere felice e in pace comunque. Or maybe you're just really sleepy.
And it's like you acknowledge the sleepiness and you say, oh, may I be at ease with this. Oppure siete in preda della sonnolenza, riconoscete la presenza di questa sonnolenza e vi dite, beh, che io possa essere a mio agio con questo. Or you came here for peace and quiet and your mind is not giving you a moment of silence. Oppure siete venuti qui per trovare pace e quiete e invece la vostra mente non vi lascia tranquilli un secondo. It's telling you all the old stories again and again and again, and you're full of doubt and restlessness. Continua a ripetere sempre le stesse vecchie storie, siete preda del dubbio, pieni di irrequietezza. And you just look at it all and go, may I be well, happy and peaceful anyway. E quindi vedete, riconoscete tutto questo e vi dite, beh, che io possa essere a mio agio e in pace con tutto ciò. There's no movement to try to fix or change or anything. It's just acknowledge, feel, you almost bow to it and go, but I'm not feeding this. May I be well, happy and peaceful. You go to the wholesome, you go to the metta. E quindi c'è un riconoscere, quasi un inchinarsi di fronte alla realtà delle cose, così come si manifestano. E poi c'è questo inclinare la mente alla metta, il cuore alla metta. And when there is no longer any movement to fix, to change, there's no resistance, it leaves everything to come and go, as is its nature. E quando è assente qualunque movimento che tenda a modificare, cambiare, aggiustare, sistemare le cose, a quel punto c'è una totale e completa accettazione e presenza in ciò che c'è. So I don't have to say much more to really convey how important and valuable this is to the Vipassana practice. Quindi non mi restano più tante parole per potervi comunicare l'importanza di quanto tutto questo sia di estrema importanza per la pratica della Vipassana. When we are cultivating Vipassana and have this metta attitude, it changes everything. Quando pratichiamo la Vipassana, avendo in noi questa attitudine della metta, questo cambia radicalmente le cose. So we stop fighting with reality. Smettiamo di combattere contro la realtà. We stop trying to change ourselves. Smettiamo di cercare di cambiare noi stessi. We can just see things as they are in a really impersonal way. It's just, oh, that's arising, that's arising, that's arising, oh, whoa. And we might have to take a moment, go, oh, may I be at ease with this? Oh, this is interesting, okay, whatever. You know, we can actually be with it, rather than trying to push it away or fix it. E possiamo davvero essere con le cose che emergono l'una dopo l'altra, a volte magari anche sorprendendoci di ciò che accade, ma essendo comunque liberi da quell'atteggiamento del volerle modificare o cambiare in qualche modo. And it's this attitude of metta that allows us to do Vipassana without trying to push through experience, get around experience, to be liberated so that we don't have to feel anything. Ed è proprio questo che ci permette poi di praticare la Vipassana senza quell'attitudine per cui cerchiamo di attraversare le esperienze per poterne essere finalmente liberi. Because our desire to be free of suffering can be laced with so much dosa. Perché il nostro desiderio di essere liberi dalla sofferenza può essere legato a così tanta dosa. And it's that very dosa that keeps us from being liberated. No. Mentre proprio dosa che ci impedisce di essere liberati. But with an attitude of metta, it's like, well, this is what's happening. What can I see here?
E mentre con questa attitudine di metta, cioè questo è quello che sta accadendo, che cosa vedo? And metta, the word metta in Pali, comes from a root that is related to friendliness, mitra. E la parola metta in Pali nasce da una radice, maitri, che si riferisce alla amichevolezza. So we learn to be friendly with experience. Quindi impariamo a essere amichevoli nei confronti delle esperienze. Friendly with our reactivity. Amichevoli, gentili verso la nostra reattività. And of course to have a friendly attitude towards other people, other beings, no matter who they are, no matter where they are. So inwardly and outwardly there is this profound attitude of friendliness that we uncover. E ovviamente c'è anche questa amichevolezza nei confronti di tutti gli esseri, quindi è un'attitudine sia interiore che esteriore, quindi che si rivolge anche all'esterno, che andiamo man mano a disvelare. So again from the Anguttara Nikaya. E di nuovo dall'Anguttara Nikaya. The Buddha says, I do not see even one other thing on account of which ill will is abandoned so much as the liberation of mind by loving kindness. Allora, io non vedo nessun'altra cosa grazie alla quale viene abbandonata l'avversione quanto la liberazione della mente che avviene grazie alla gentilezza amorevole. For one who attends carefully to the liberation of mind by loving kindness, latent ill will does not arise, and arisen ill will is abandoned. You didn't give me this. Right there. No, okay, say it again. Piece by you can, piece. You can read it. It's oh my God. The brown part at the bottom. Allora, for one who attends carefully, sì. Per uno che si rivolge, che si occupa con attenzione alla liberazione della mente attraverso la gentilezza amorevole. I can't read her writing. No, you have to read it. I can't read your handwriting. I'm really so sorry. For one who attends carefully to the liberation of mind by loving kindness. Ok, quindi per una persona che si impegna con attenzione alla liberazione della mente attraverso la gentilezza amorevole. Latent or unarisen. Ill will does not arise. Non sorge la malevolenza latente. And arisen ill will is abandoned. E viene abbandonata la malevolenza che sia già sorta. So we do this internally and externally. E quindi noi lavoriamo in questo modo sia internamente che esternamente. Internally towards whatever arises, externally towards other beings. Internamente nei confronti di tutto ciò che sorge in noi ed esternamente nei confronti degli altri esseri. It's like turning off a tap, you know, all of this habit of dosa, whether it's fear, anger, irritation, resentment, whatever it is. È come sturare una vasca in cui tutti questo accumulo di avversione in tutti i suoi diversi aspetti rifluisce via. It changes not only our vipassana practice, but it changes our life in the world. E questo va a modificare non soltanto la nostra pratica di vipassana, ma anche il modo in cui noi viviamo la nostra vita nella realtà quotidiana. It's just this huge shift that can happen. È questo salto di qualità incredibile che può verificarsi. So the vipassana practice and the metta practice work together in tandem.
Quindi la pratica di metta e quella di vipassana lavorano di concerto. I was saying to somebody in the group today, it's like two beautiful horses pulling a carriage. Stavo dicendo oggi a qualcuno nel gruppo, sono come due cavalli che tirano insieme una carrozza. If one is stronger than the other, you just go in a circle. Se uno è più forte dell'altro, la carrozza andrà in un cerchio. But if the metta horse and the vipassana horse are equal strength, you go forward, and you can go forward quite quickly. E mentre se il cavallo della metta e quello della vipassana hanno una forza equivalente, allora si può progredire molto velocemente. So developing skill in metta is really, really important, just as important as developing skill in vipassana. Quindi sviluppare la propria abilità nella pratica di metta è altrettanto importante quanto coltivare, diventare abili nella pratica di vipassana. And when the metta is as strong as the vipassana, then things really begin to shift. E quando la metta e la vipassana hanno la stessa forza, allora le cose cominciano davvero a cambiare. It takes a little patience, it takes persistence, just like any practice. E come per ogni pratica ci vuole pazienza e persistenza. But we call this practice for a reason, we don't call it perfect. Ma la definiamo una pratica ed è c'è un motivo per questo, non la chiamiamo una perfezione. It's practice because we're not perfect. È una pratica proprio perché non siamo perfetti. That's how we purify and uncover that perfection that's already there. By patient, persistent, kind practice. È così che andiamo a scoprire quella perfezione che è già in noi attraverso una pratica persistente, costante e diligente e gentile. And it's not a race. E non è una corsa. It doesn't matter how slow or fast you are. Non ha alcuna importanza quanto siete lenti o veloci. We live in a very competitive culture. Noi viviamo in una cultura molto competitiva. You can experience the relief here of just putting that down. It doesn't matter. Really, it doesn't matter. E si può davvero sperimentare il sollievo di lasciare andare tutto ciò perché veramente non ha alcuna importanza. Because once you begin to walk this path and you persistently and kindly walk it, you'll get to the end, and that's the point. Perché una volta che cominci a percorrere questo cammino e lo percorri con diligenza, alla fine arriverai al punto d'arrivo. So I want to close with another quote. E vorrei concludere con un'altra citazione. Mm-hmm. The one from the Jataka, the last one that you do have. Yes. So this is from one of the Jataka tales where the Buddha's previous lives are being described. Dai Jataka, quei racconti in cui viene descritta la vita del Buddha. And it said, just as water cools both good and bad. E dice, così come l'acqua rinfresca sia i buoni che i cattivi. And washes away impurity and dust. E lava via la impurità e la polvere. Develop metta for friend and foe alike. Allo stesso modo sviluppa la metta per l'amico e il nemico, allo stesso modo. And having reached perfection in metta, you will attain enlightenment. E avendo raggiunto la perfezione nella gentilezza amorevole, raggiungerai, otterrai l'illuminazione. Having uncovered the perfection of metta, you will attain enlightenment. Avendo
disvelato la perfezione della meta, raggiungerà l'illuminazione. Because the purity of mind that is metta and the purity of mind of deep wisdom are in us all to be uncovered. Perché la purezza della mente e la purezza della saggezza sono in tutti noi e sono in noi per essere da essere scoperti. Thank you all for your kind attention, and thank you all.